questo libro di Monia Benini. E prima di tutto due parole sull'autrice. Molti di voi la conosceranno già e io potrei fare, diciamo, potrei partire dal tuo curriculum che è molto ampio, però io preferisco che la presentazione venga quasi veicolata da quello che tu non sei piuttosto che da quello che sei, perché sei moltissime cose, quindi io leggo nel tuo curriculum una preparazione che parte dallo studio delle lingue, quindi sei laureata in lingue. E poi vedo molte esperienze che sono di approfondimento di studio nel settore delle relazioni diplomatiche tra i paesi, hai fatto la collaboratrice parlamentare e hai anche avuto esperienza nel mondo cooperativo, quindi anche un'esperienza molto concreta collegata al territorio. E tu vieni da Ferrara e nella regione Emilia-Romagna il fenomeno cooperativo è molto, forse anche troppo forte, però adesso prendiamo la parte positiva della cosa. Quindi, soprattutto mi verrebbe da dire, quello che tu non sei è che non sei una tecnica. Allora oggi quella che si chiama oggi la Troica Europea e l'Europa dei capitali ci ha messo in testa che i migliori governanti sono i governanti tecnici. Così che nessun cittadino si sente legittimato a pronunciarsi circa la politica, circa l'economia, circa la cosa pubblica, perché viene da sé, non ha un'esperienza tecnica, non può capire, non può intervenire. Il fatto che tu non sia una tecnica in questi temi è una cosa che io valuto molto positivamente. E perché? Perché questo significa che un cittadino può partire dal proprio amore per la cosa pubblica. E con un atto di grande generosità, come hai fatto tu, informarsi, studiare, addirittura andare sul posto, come hai fatto andando in Grecia, per chiarire le idee prima di tutto a se stesso e poi per fare questo atto di generosità che significa comunicare agli altri quella che è stata la tua esperienza e ciò che hai potuto approfondire. Quindi, quando dico che sei una non tecnica, è un ulteriore invito rivolto a tutti a prendere coraggio e a darsi da fare per interessarsi alla cosa pubblica, non delegare, non continuare a delegare agli altri la politica. Quindi questo per presentarti un po' a livello generale. Poi mi perdonerai se sono stato sintetico, se tu intendi Va aggiungere benissimo, qualcosa lo puoi fare sicuramente. Riguardo al libro, io leggendolo, in un quadro, quello che descrive appunto di prospettive tristi, non solo per la Grecia, ma anche per l'intera Europa, io ho visto però anche delle cose molto positive e soprattutto ho visto che c'è un popolo greco che è vivo. E che è pronto a prendersi la responsabilità di far rinascere il proprio paese. Devo precisare necessariamente che Monia in questo libro ci descrive quello che è stato il percorso storico della crisi della Grecia, ma non si limita solo a questo, perché chi legge il libro capisce che c'è la storia dell'Unione Europea. C'è la condizione attuale dell'Unione Europea in queste pagine e probabilmente c'è un copione che piano piano potrebbe interessare altri paesi. Speriamo non l'Italia, però purtroppo il Fondo Monetario Internazionale sembra che non abbia le migliori intenzioni nei confronti del nostro paese, perlomeno in questo momento. Quindi, il discorso che fa Monia è un discorso corale che parte dall'analisi della situazione economica e politica di un solo paese, però ci permette di guardare più in grande, perché appunto ciò che sta succedendo in Grecia sta succedendo in tutta l'Unione Europea e in modo un po' più delicato sta già accadendo qua in Italia. L'interrogativo che mi ha accompagnato durante la lettura di tutto il testo è stato questo: i governi passano
parlano ancora la lingua dei popoli? Perché questo è il discorso fondamentale. E io sento che molti lamentano il fatto che anche le istituzioni europee non abbiano effettivamente un valore rappresentativo concreto, perché diciamo che l'unico organo elettivo dell'istituzione dell'Unione Europea è il Parlamento Europeo, e gli altri organi che sono il Consiglio, la Commissione, eccetera, sono di nomina governativa da parte di tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi qualcuno solleva questo problema dicendo che così manca la rappresentatività rispetto ai paesi le cui politiche vengono decise a livello generale. Io credo che il problema non sia, dal mio punto di vista, se le decisioni vengano o meno prese da persone che sono state elette, perché questo è un elemento formale, secondario. Io invece credo che il problema più importante sia, a prescindere dalla provenienza di queste persone, cioè da elezione o da nomina, che concetto hanno della politica del bene comune queste persone e a quali interessi e a quali forze rispondono? Perché è tutta lì la questione. E anche un governo di eletti, come può essere il governo di qualsiasi paese, anche del nostro, se non è libero rispetto ai condizionamenti di chi ha il potere di modificare la politica di un paese, soprattutto a livello economico, anche in quel caso, pur essendo eletto, non farebbe comunque, tra virgolette, il bene del paese. E riconosco che qui si rischia di entrare in un discorso che può anche sembrare retorico, perché quando si parla di bene comune si entra in un territorio un po' delicato. Comunque, fate queste premesse, e con l'attenzione appunto a questa domanda che te la ripeto, se i governi parlano ancora la lingua dei popoli, io do la parola con molto piacere a Monia e la invito a, se vuole, a fare appunto una ricostruzione di quella che è stata la crisi in Grecia, ma soprattutto a darci quegli elementi che ci permettano di capire come a livello europeo si stanno muovendo le politiche economiche. Grazie. Grazie, allora innanzitutto un ringraziamento al Movimento 5 Stelle di Udine per questa splendida opportunità di partecipare e di collaborare in realtà in quella che è un'occasione di conoscenza, quella che è un'occasione di approfondimento magari di tematiche che sì, percepiamo qualcosa, sentiamo qualche cosa, in TV ci danno magari qualche flash, radio, giornali, titoloni quando è necessario, quando serve per farci impaurire al punto giusto, per condizionarci al punto tale da piegarci rispetto a qualunque tipo di provvedimento abbiano deciso per noi. Ma chi decide e che portata hanno questi tipi di provvedimenti? Avremo appunto modo di vederlo insieme questa sera. Ovviamente il libro parte, prende le mosse da quello che è stata una mia esperienza in Grecia, un viaggio in Grecia fatto proprio per capire che cosa stava succedendo, ovvero se ciò di cui si aveva notizia in televisione corrispondeva alla realtà del popolo greco. E con mia sorpresa, io in Grecia c'ero già stata, avevo trovato una realtà in Atene molto simile, molto affine a quella italiana, con tanta voglia di vivere, un popolo effervescente, e invece sono arrivata e sembrava ci fosse il coprifuoco, quindi immediatamente un impatto che qualcosa di stonato, qualcosa che arriva forte e arriva con un cazzotto nello stomaco, un qualcosa con cui bisogna imparare a fare i conti da subito e che ci fa capire insomma che c'era qualcosa che non tornava, qualcosa di non detto, qualcosa di non spiegato. E da lì tutte le informazioni raccolte, le interviste fatte, i contatti con le persone, i locali frequentati dove speravo di poter intervistare i cittadini, gli studenti, i bar, magari le persone anziane, dal punto di vista dei pensionati, dei lavoratori,
no, mi capitava di restare all'interno dei locali praticamente dal mattino fino alla sera ed ero l'unico avventore di caffetterie che prima erano aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e adesso spesso sono chiuse addirittura anche nel fine settimana. E quindi proprio una situazione rovesciata, ma questo non è che la superficie di un qualche cosa di mostruoso che da lì a poco, insomma, da un arrivo si sarebbe appunto rivelato. Il titolo del libro può destare qualche perplessità. C'è qualcuno che dice, ma come, la guerra dell'Europa esagerata, hai voluto dare un titolo d'effetto, insomma non ci sono eserciti schierati, non ci sono colpi di cannone, nessuno che bombarda, insomma si poteva scegliere anche qualcosa di diverso. Ebbene, io credo che invece sia il titolo più adatto. Possiamo parlare di guerra a bassa intensità, se vogliamo utilizzare un termine tecnico, ma nella realtà delle cose dobbiamo prendere atto che è una guerra silenziosa che si combatte ogni giorno, senza armi tradizionali, ma appunto con dei colpi di clic sui computer. Vengono spostate delle cifre virtuali, enormi quantità di denaro, in pochissimi secondi da una parte all'altra del pianeta, e ci ritroviamo delle vittime però nei nostri paesi, ci troviamo delle persone che sono arrivate a togliersi la vita per la gravità della situazione nella quale si sono trovati, imprenditori che non hanno più visto alcuna via d'uscita e sono arrivate al gesto estremo di rinunciare anche all'esistenza stessa. E quindi ci sono vittime, ci sono vittime anche fra i nostri giovani che non hanno più futuro, ci sono vittime fra gli anziani che hanno perso la dignità della propria esistenza, ci sono vittime fra i lavoratori che vengono espulsi dal cosiddetto mercato del lavoro senza più possibilità di trovare un'occupazione. Ebbene, quindi se non è guerra questa, mettiamoci d'accordo sul termine che vogliamo utilizzare, ma sta di fatto che ci sono delle vittime, ci sono degli eserciti, ci sono dei generali di manovra, ci sono delle trappole letali. E però, come avviene in ogni guerra, c'è sempre una sorta di resistenza e c'è sempre una via d'uscita che può far risollevare in un qualche modo le sorti delle vittime. E allora vediamo, crisi, debito, banche, che cos'è questa guerra dell'Europa? La situazione in sintesi, ecco, potrei utilizzare tantissime parole per spiegare il punto in cui ci troviamo, ma credo che questa immagine possa essere molto utile. Cioè, siamo seduti sul ramo dell'albero e c'è qualcuno che sta segando il ramo, prima o poi si cade. Avrete sicuramente sentito, o magari incontrato in rete, un video a proposito della situazione attuale e del come ci siamo arrivati, dove il nostro attuale primo ministro, Mario Monti, parla di quello che è il successo di questa Europa. E poco prima di diventare senatore a vita e primo ministro, intervistato sulla Sette, dichiarava convintamente che il più grande successo dell'euro oggi è la Grecia. La Grecia oggi è fatta di queste immagini. La Grecia oggi è un paese nel quale è stato privatizzato di tutto, cartolarizzato tutto il territorio. È stato ceduto il patrimonio a livello di infrastrutture, strade, autostrade, porti, aeroporti. È stato venduto il servizio idrico, l'industria mineraria, l'industria petrolifera, persino il sistema di difesa ellenico. Quindi pensate a che livello siamo arrivati. In Grecia sono state adottate una serie di misure che alcune ve le vorrei citare, sono elencate nel libro, ma giusto per farvi un parallelo che credo immediatamente vi colpirà. Per concedere i cosiddetti aiuti dall'Europa e dal Fondo Monetario Internazionale sono arrivate una serie di prescrizioni in un documento che si chiama Memorandum, giusto per ricordare ciò che bisogna fare. E la possibilità di ottenere questi aiuti, e di che tipo di aiuti poi ci arriveremo, viene commisurata a quanto si è stato disciplinati rispetto a quelle indicazioni che sono arrivate. Fra le indicazioni c'erano la riduzione dei comuni e degli enti pubblici, province, distretti, la riforma complessiva del sistema pensionistico. Due giorni fa è stato approvato l'innalzamento dell'età pensionabile in Grecia da 65 a 67 anni. Sono state fatte riforme istituzionali nel settore sanitario, al punto tale che adesso chiunque abbia necessità di una prescrizione, la cosiddetta ricetta, deve comunque pagare un euro, oltre al ticket per l'assistenza negli ospedali. Ospedali quando ancora ci sono e non sono già stati chiusi,
e ospedali quando si può permettere di entrare accompagnato da un familiare o da un conoscente che riceve appunto una prescrizione per l'acquisto dei medicinali e degli strumenti necessari per ogni eventuale intervento venga richiesto all'ospedale. In questo caso può accedere alle cure, se no, grazie, arrivederci, non c'è la possibilità. Sono stati poi introdotti altri dispositivi come l'abbattimento dei costi di licenziamento, la semplificazione delle procedure per i grandi investimenti e anche, come dire, le semplificazioni per l'ottenimento delle cosiddette licenze ambientali. In tempo di crisi non si va troppo per le sottili, insomma, se qualcosa inquina o dà dei problemi alla salute, insomma, non andiamo troppo per le fine, diamo le concessioni, diamo l'autorizzazione. Sono stati ridotti gli stipendi dei dipendenti pubblici al punto tale che, pensate, sempre nel pacchetto introdotto un paio di giorni fa, è prevista una misura retroattiva al 1° gennaio di quest'anno con un taglio che arriva sino al 27% di salari e stipendi. Poi sono state liberalizzate le licenze professionali, in particolar modo farmacie e taxi. Poi ancora è stato creato un piano antievasione triennale, anche lì si sono scatenati alla ricerca dei parassiti e a proposito del piano antievasione hanno pensato di ristrutturare l'agenzia di riscossione. Avevano l'Italia con l'esempio di Equitalia, hanno detto beh questa funziona, ci piace, la portiamo anche in Grecia e noi sappiamo cosa significa Equitalia. Poi hanno pensato di aumentare la cosiddetta flessibilità nel mondo del lavoro. I giovani o non giovani sanno che dietro il termine flessibilità c'è il terribile spettro della precarietà e soprattutto la disoccupazione. Disoccupazione giovanile che in Grecia ha superato il 54%. Queste sono le cifre. La Grecia oggi è fatta di scontri, è fatta di cittadini che non ce la fanno veramente più. Pensate, nella sola Atene, dove si riversa circa metà della popolazione, oltre 5 milioni di abitanti, nell'inverno scorso erano oltre 20.000 le persone che vivevano all'aperto nei parchi della capitale. Intere famiglie, i nonni, i genitori, i bambini, i figli, con i bambini che in alcuni casi addirittura svenivano a scuola perché non erano sfamati, non avevano di che nutrirsi. Quindi un panorama veramente mostruoso. Fa scempio di quello che può essere considerata la minima dignità dell'esistenza delle persone. E attenzione, se dovessi descrivere la situazione della Grecia e quella dell'Italia, utilizzerei come esempio quello di uno slalom di sci in parallelo, dove chiaramente c'è un sciatore più veloce e ce n'è un altro che ci impiega un pochino più di tempo, quello che va un pochino più lento, ma che fa esattamente lo stesso percorso. Perché il tipo di provvedimenti, il tipo di decisioni, ma soprattutto i famosi generali di manovra, gli eserciti che vengono schierati, purtroppo sono gli stessi. E quindi ecco perché sarà importantissimo capire che possibilità abbiamo e quali sono le possibili soluzioni da individuare in tempi urgentissimi, senza delle gare e assumendoci ciascuno la propria nostra responsabilità. Che cos'è questa Europa? Perché la guerra dell'Europa? Ora, premesso, l'autore non è una delle mie letture preferite, non lo stimo particolarmente, però cerco sempre di leggere di tutto per avere un panorama il più aperto possibile, anche perché se devo criticare qualcosa o qualcuno mi piace farlo a ragion veduta. In questo caso devo dire che ho preso la citazione dell'ex Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, perché effettivamente descrive, e a ragion veduta, i meccanismi all'interno del quale siamo stati ingabbiati e senza peraltro che ci fosse chiesto nulla, senza avere una nostra approvazione attraverso un voto, ma addirittura se ci pensate con un prelievo forzato sui nostri conti correnti quando fu il tempo di entrare nell'Unione Europea Monetaria. Ebbene, Francesco Cossiga, a proposito del cos'è questa Europa, si esprimeva in questi termini: l'organizzazione politica più antidemocratica che esiste oggi al mondo è l'Unione Europea. Se uno Stato sovrano si fosse dato un'organizzazione istituzionale come quella dell'Unione Europea, saremmo scesi tutti quanti in piazza, armati. Ora, la prima obiezione è antidemocratica, un momento, c'è il Parlamento Europeo, ogni 5 anni siamo chiamati a votare, quindi c'è l'espressione
che viene data attraverso degli eletti. Certo, ma è un po' un cane che si morde la coda, non tanto per la possibilità di esprimere democraticamente un voto, poi bisogna vedere anche come è fatta la legge elettorale, chi è possibile esprimere, in che modo e così via, ma di fatto chi sono le persone che vengono elette, ovvero a quali interessi rispondono, ma poi soprattutto che cosa si trova a dover votare o valutare il Parlamento europeo. E ci accorgeremo che per la stragran parte della propria attività non fa altro che ratificare, perché i voti passano sempre a maggioranza più o meno ampia, decisioni che arrivano dalla Banca Centrale Europea, dal Consiglio Europeo oppure dalla Commissione Europea, che sono organismi che non vengono eletti, ma soprattutto che non rispondono in alcun modo ai propri cittadini, ai cittadini dei paesi membri di questa Unione Europea, Unione Europea monetaria, secondo ovviamente degli aspetti che si vanno a considerare. E quindi un totale scollamento, una distanza sempre più profonda, sempre più abissale fra i cittadini, i bisogni quindi dei cittadini degli stati nel senso vero del termine, ovvero della propria cittadinanza, e quelli invece di istituzioni non elette, autoreferenziali, che troppo spesso obbediscono ciecamente agli ordini, ai desideri, agli appetiti di organizzazioni internazionali che hanno tutt'altro genere di interessi, e le vedremo tra poco. Quali sono i moderni eserciti e chi sono i generali di manovra? Partiamo con i generali, ovvero chi è che sposta questi eserciti. Beh, qui ne ho messi alcuni. Ho messo Mario Draghi, ovviamente per la Banca Centrale Europea, ho messo Van Rompuy per quanto riguarda il Consiglio Europeo, ho messo Christine Lagarde per il Fondo Monetario Internazionale. E alla fine il ruolo del Fondo Monetario Internazionale, più chiaramente e palesemente in Grecia, dal momento che la cosiddetta troica che impone le condizioni alla Grecia è appunto fatta da Banca Centrale Europea, Commissione Europea e Fondo Monetario Internazionale. Quindi per i paesi che sono soggetti al memorandum della troica, come dire, è un'imposizione diretta, evidente, manifesta, perché queste istituzioni, queste realtà sono quelle che dettano legge. Ma anche per i paesi come l'Italia o come la Spagna, che sono sorvegliati speciali o sotto assistenza tecnica, come nel caso della Spagna appunto, beh, ci accorgiamo che il ruolo del Fondo Monetario Internazionale non è mica così indifferente. Anzi, pensate, per quanto riguarda l'aumento dell'IVA deliberato poche settimane fa, il pareggio di bilancio che tanto ci impicca e ci lega a questo debito, le misure relative ai tagli, relative alla pressione fiscale, piuttosto che alle modifiche nell'assetto del lavoro, del mercato del lavoro, sono state raccomandate, questo è il termine che generalmente si usa, dal Fondo Monetario Internazionale. Ovviamente sono raccomandazioni alle quali non si può dire di no. E quindi basta che il Fondo Monetario, come dire, piazzi lì una relazioncina dove dice che l'Unione Europea dovrebbe fare questo, che i paesi membri dovrebbero tenersi a questo per poter avere delle politiche virtuose, che immediatamente al primo vertice europeo che c'è, Trump, quello che è stato buttato lì in un documento apparentemente insignificante, un giusto titolo informativo, diventa legge da far applicare nei rispettivi paesi membri. Per ovvie ragioni ho messo Mario Monti, generale di manovra, perlomeno all'interno del nostro paese, dirige, decide o perlomeno applica appunto ciò che arriva dall'Europa e dal Fondo Monetario Internazionale. Ho voluto mettere anche Angela Merkel, per ovvie ragioni, sapete qual è il ruolo della Germania e come sta giocando, e anche perché, pensate, nel momento in cui c'era da verificare, pochissime settimane fa, qual era il tipo di risultato ottenuto dalla Grecia rispetto al famoso memorandum, ovvero i compitini che erano stati imposti alla Grecia, non c'è andato Draghi, non c'è andato Van Rompuy, non c'è andato Christine Lagarde, no, c'è andata la Merkel, e appena arrivata ha detto sì, è stato fatto molto, però c'è ancora tanto da fare, e lì aveva già segnato la condanna per la Grecia, che appunto è arrivata poche settimane dopo. C'è però un fatto: questi personaggi
avrebbero fatto un po' fatica, questi generali di manovra che vedete nella fila in alto, avrebbero fatto un po' fatica ad andare in Grecia e a tornarsene a casa. Perché noi abbiamo presente l'immagine di una Grecia dove c'è esercito, forze di polizia schierate contro i cittadini. Pensiamo al livello a cui si è arrivati. Per cui una sorta di esercito di mercenari, ovviamente l'esercito greco, che è stato schierato sopra il tetto del Parlamento, quindi veri e propri cecchini che puntavano contro la popolazione in occasione della parata per la festa della liberazione dalla Turchia. E però, rispetto a questo, c'è anche una federazione fatta di forze di polizia che si chiama POASI. L'ordinamento delle forze di polizia è leggermente diverso, non coincide perfettamente con quello italiano. Diciamo che è un po' un mettere insieme la nostra polizia municipale con i carabinieri, con la polizia provinciale, però una serie di forze di gendarmeria greche che appunto si sono prestate a scendere in piazza a fianco dei propri cittadini, dei cittadini greci, emettendo addirittura un mandato d'arresto internazionale per questi signori, dicendo: noi non spareremo mai addosso alle nostre madri, ai nostri padri, ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, ai nostri figli. Noi siamo i cittadini greci, noi siamo il popolo. Piuttosto siamo tenuti ad applicare le leggi greche, e se c'è qualcuno che ha tradito la Grecia siete voi, signori. Per cui attenzione, se verrete in Grecia per voi ci sarà un mandato d'arresto, dobbiamo attenerci al rispetto della legge. Quindi pensate, quindi è una Grecia a luci ed ombre, ci sono baratri profondissimi, ma ci sono anche splendidi esempi, insomma, di quella resistenza di cui parlavo all'inizio. A dire il vero, tornando ad Angela Merkel, mi sono trovato un po' in imbarazzo se metterlo oppure no. Voi direte: ma caspita, col ruolo che ha ci va per forza. Avrei potuto metterci un'altra persona al posto suo, un certo Schäuble, che è il ministro delle finanze tedesco. Perché? Beh, pensate, circa un mesetto fa Christine Lagarde, presidente del Fondo Monetario Internazionale, aveva detto: la Grecia non ce la può fare, ha bisogno di almeno altri 2 anni per poter corrispondere a tutte le richieste che le abbiamo formulato. Ebbene, questo ministro delle finanze tedesche bacchetta immediatamente il Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, e le dice: no, non si torna indietro di un millimetro. Le misure di austerity devono essere applicate tempestivamente. Il ministro delle finanze che, diciamo, si scatena immediatamente contro il Fondo Monetario Internazionale. Ma se questo non basta a dare un certo peso, un certo rilievo, può essere utile sapere che ad esempio è arrivato al punto di formare 160 finanzieri tedeschi per inviarli direttamente in Grecia per una riscossione alla fonte delle tasse dei greci. Siccome le banche tedesche private erano un pochino esposte rispetto alla Grecia, ho pensato di mandare i propri finanzieri a riscuotere direttamente. È un po' come se noi domani ci svegliassimo e trovassimo, che so, i finanzieri francesi che vengono a prelevarsi una parte delle tasse che paghiamo perché l'Italia deve qualche cosa alle banche francesi. Alla faccia del rispetto del diritto internazionale e della sovranità dei paesi. Oltre ai generali di manovra, però, ci sono degli eserciti che non si vedono, eppure i loro nomi ogni tanto li sentiamo. Avrete sicuramente sentito parlare di agenzie di rating. Qualche nome: Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Cosa sono queste agenzie di rating? Detto molto banalmente, sono delle persone, degli enti, delle agenzie che hanno il compito di dare dei voti, di fare le pagelle. Le fanno nei confronti dei paesi, delle banche private dei vari paesi, delle istituzioni, quindi istituzioni comuni, province, regioni, e delle società, ovviamente di carattere pubblico ma non solo, anche private, che si trovano ad operare. Un esempio del come agiscono queste agenzie di rating può essere dato dalle ultime elezioni in Sicilia, e in questo vi coinvolgo. Ci sono le elezioni in Sicilia. Il sistema si prepara ad un determinato risultato che viene un po' scardinato da quello che è l'effetto Grillo, Movimento 5 Stelle, il risultato del Movimento 5 Stelle. Passano pochissimi minuti dal risultato delle urne, dallo spoglio delle schede, e immediatamente le agenzie di rating colpiscono in Sicilia e fanno il cosiddetto downrating. Cioè decidono di dare un voto peggiore, non gli piace più la Sicilia. Fino a un secondo prima gli piaceva, a quel punto lì viene
insomma viene rimandata, non la convince più tanto. Per farvi capire ancora meglio che cosa fanno queste agenzie di rating, vi basti pensare che se mettessimo, immaginassimo di poter mettere una linea del tempo con tutti gli avvenimenti e il precipitare della situazione in Grecia, visto che il libro si occupa della Grecia, e andassimo a vedere che cosa hanno fatto le agenzie di rating proprio ad ogni precipitare della situazione, ad ogni caduta verso il basso, sino al fallimento, sì, perché la Grecia è fallita, poi ci arrivo, nonostante non ce l'abbiano già comunicato, ma la Grecia è già fallita, ebbene ci accorgeremo che queste agenzie di rating hanno sparato un colpo esattamente prima che crollasse tutto, quindi il precipitare degli eventi, la cosiddetta perdita di fiducia dei mercati nello Stato greco, nella situazione greca, deriva da questa sorta di colpo di pistola o colpo di cannone, se preferite, che viene sparato dalle agenzie di rating. C'è un effetto immediato. È come se dicessi agli investitori: no, non fidatevi più della Grecia, oppure la Grecia sta fallendo. E quindi chiaramente non ci sono più investimenti. E il mercato così intimamente collegato alla speculazione finanziaria, questo fa veramente la differenza tra un salvataggio e la morte. Vi accennavo al fatto che la Grecia è fallita. Infatti mi trovavo là ad Atene e cominciano i titoloni su giornali, televisioni, TV, in radio: fallimento della Grecia, la Grecia è fallita. Prendo il telefono, chiamo a casa dicendo: ma che cosa si dice in Italia del fallimento della Grecia? Fallimento. Guarda, il greco non deve essere il tuo forte perché la Grecia non è fallita. Allora, effettivamente il greco non è la mia lingua, non lo so, però avevo un ottimo interprete greco che parla benissimo l'italiano, che mi spiegava, ogni volta c'era un clima molto, molto acceso. E mi spiegava che invece tutti parlavano di fallimento. E quindi c'era qualcosa che non mi tornava più. Ma scusi, in questo in che periodo? Marzo di quest'anno, primi 10 giorni di marzo. Ed effettivamente, andando ad esempio dal panettiere, piuttosto che, girava sempre una parola che si chiama ERCAT, una parola inglese, che a differenza dal significato, insomma, del termine, non è né un taglio di capelli, né tantomeno una nuova acconciatura, ma è il taglio sul valore nominale di tutti i titoli di Stato. Che è avvenuto? Ed è avvenuto, pensate, attraverso la definizione anche da parte delle agenzie di rating di quello che è stato, come dire, bollato, cioè il famoso voto sulla pagella da parte delle agenzie di rating, come un fallimento ristretto o fallimento controllato, restricted default. RD era il voto che hanno dato le agenzie di rating, e significa fallimento, significa che c'è un taglio, posto 100 il valore dei titoli di Stato detenuti dai cittadini, ma anche da banche, da enti, da istituzioni, è stato tagliato sino a 25, il 75% è stato tagliato. Se io poi, ente locale o cittadino, volevo andare a riscuotere, a incamerarmi i miei soldi, vista la situazione di panico, mi ritrovavo pure le banche che, come dire, facevano un pochino ciuffo, si prendevano una commissione del 5%, quindi di fatto avevo 20 in mano. Per farvi capire la portata del fenomeno, vi basti pensare che dal 2009 in poi, per la crisi di liquidità, lo Stato greco paga tutti i propri fornitori in titoli di Stato. Quindi scuole, infrastrutture, ospedali, enti, dipendenti vengono pagati in titoli di Stato. Ma pensate ad un fornitore che magari, che so, ha fornito carta o testi per lo Stato, che si ritrova a doveva essere pagato con 100, pensava di essere stato pagato con 100 e si ritrova invece ad avere solo 20, e magari ha a sua volta dei propri fornitori che pretendono il 100. Quindi capite perché il numero crescente esponenziale di suicidi, la disperazione dilagante che fa presa fra i cittadini, è veramente un gioco al massacro. E a proposito di questo fallimento, comunque poi ci torniamo, anzi ci arriviamo immediatamente, perché c'è quest'altra componente dei cosiddetti eserciti di questa guerra silenziosa, che è data da queste grandissime banche internazionali. E allora vi lascio un nome, ma non perché è quella che mi sta più antipatica, diciamo che un pochino di motivi, se la prendo di mira, c'è. Questo nome è Goldman Sachs, che è una banca internazionale dalle dimensioni enormi,
inimmaginabili, e che è gestita, ovvero all'interno di chi comanda, chi decide, da multinazionali petrolifere, farmaceutiche, da rappresentanti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, da interessi militari, dell'industria di vaccini farmaceutici, quindi una serie di componenti di interessi di multinazionali che si aggregano, che penetrano, che fanno le decisioni per questa banca. Ma perché allora Goldman Sachs? Nel momento in cui, ad esempio, la Grecia doveva entrare in Europa, c'è qualcuno che deve incaricarsi di verificare i conti della Grecia, cioè se è tutto a posto e se quindi può accedere all'euro. Secondo voi qual è la banca che ha fatto i conti? Goldman Sachs. E sapete bene, insomma, che si è parlato di trucchi contabili rispetto al bilancio della Grecia per poterla fare entrare all'interno dell'Europa. È appurato che sono stati fatti dei trucchi contabili che peraltro sono stati fatti anche al momento dell'ingresso dell'Italia in Europa. Non lo dice la Monia, che appunto non è una tecnica, ma da questo punto di vista lo dicono gli economisti, i macroeconomisti, che scrivono ancora i testi per chi fa le facoltà di economia. Goldman Sachs allora anche perché? Vi lascio un altro esempio. Nel momento in cui c'è il famoso fallimento ristretto o controllato della Grecia, di cui vi ho appena parlato, esiste una sorta di paracadute per lo Stato greco, ma in generale sul mercato della grande finanza esistono questi prodotti finanziari, come fossero merci, bene, ci hanno abituati anche a questa terminologia, che sono i CDS. Questa sigla sta per Credit Default Swap. È un prodotto finanziario che funziona un po' come un'assicurazione. Cioè, se io fallisco come Stato, beh, è bene che abbia una buona assicurazione, ovvero un buon quantitativo di questi prodotti finanziari, perché se fallisco ci metto tutto da una parte, ho questi titoli che mi vengono pagati e quindi tutto sommato attutisco il contraccolpo, riesco a reggere, diciamo, riparo i danni. La Grecia in effetti aveva tantissimi CDS a propria garanzia. Poche settimane prima del fallimento lo Stato greco vende i propri CDS. A chi li vende? A Goldman Sachs. E quindi lo Stato greco paga integralmente i costi di questo default. Ma non basta, è troppo facile. A proposito del fallimento, del default di cui vi ho detto, del famoso taglio del valore nominale sui titoli che i cittadini hanno, perché risparmi in titoli o gli enti piuttosto che le banche commerciali, ebbene questo fallimento, questo default si applica a tutti, quindi anche alle banche, eccetto ad una. A quale? A Goldman Sachs. I titoli di Stato greci detenuti da Goldman Sachs escono intonsi, intoccati dal fallimento. 100 valevano e 100 continuano a valere anche dopo il fallimento. Quindi capite che c'è chi trae profitto da questa crisi, c'è chi trae profitto da questa guerra silenziosa. A proposito quindi di questa guerra, che cosa è? A proposito di guerra, un dettaglio anche qui per farvi capire il parallelismo fra la Grecia e l'Italia. La Grecia è messa malissimo, questi venti amari e gelidi cominciano già a spirare in maniera impetuosa nel 2009, crisi di liquidità per cui lo Stato appunto paga i titoli di Stato ai propri fornitori. E ci sono le elezioni, va al governo Papandreou del PASOK, diciamo area socialista, e si accorge che ci sono un sacco di contratti per acquisto di armamenti. E lui dice, no, in questa situazione, caspita, non è mica possibile, cioè ci mancherebbe altro, c'è già una crisi profonda. Apro e chiudo la parentesi, una crisi che pare essere arrivata, aver contagiato l'Europa dalla crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti, ma su questo ci arrivo in fase finale, che dilaga e, diciamo, un po' con un effetto domino comincia a coinvolgere i paesi dell'Europa, dall'Irlanda alla Grecia, la Spagna, il Portogallo, l'Italia e così via. Chiuso la parentesi. Ebbene, dicevo, c'è qualcosa che comincia a stonare, comincia a non tornare più. Perché pensate, nel momento in cui appunto la Grecia si trova ad avere a che fare con questa crisi impetuosa,
ha una percentuale elevatissima del proprio PIL nazionale che viene destinato all'acquisto di armi, munizioni, e guardandoci bene dentro si trova che praticamente la Grecia comprava tutto ciò che veniva dismesso, usato dalla difesa tedesca e in parte anche da quella francese. Per cui Papandreou blocca e dice no, mi dispiace, ma io recedo dai contratti. Erano i giorni in cui la Grecia aveva chiesto la prima tranche di aiuti, il primo blocco di aiuti alla cosiddetta Troica, all'Unione Europea. E la Francia e la Germania non gli va mica tanto bene che Papandreou, la Grecia, dica niente contratti, per cui lo chiama, ripeto, Germania e Francia. E dicono, chiesto aiuto, servono soldi? Papandreou dice sì, in effetti la situazione è complicata, un po' di aiuto ci servirebbe perché le cose si stanno mettendo malino. Bene, questa è la tranche di aiuti, questi sono i contratti per gli armamenti, firma i contratti, arrivano gli aiuti. Ed è così che la Grecia si è ritrovata nel 2011 a dover pagare, dover investire il 3% del proprio PIL nell'acquisto di armamenti. Per intenderci, c'è solo un paese al mondo che dedica il 3% del proprio PIL all'acquisto di armamenti, e questo paese sono gli Stati Uniti, giusto per farvi capire la dimensione degli acquisti. E se ci pensate, anche l'Italia, nelle difficoltà in cui è, oltre ad acquistare cacciabombardieri, munizioni, mine, proiettili e quant'altro, beh, ecco, avrebbe molte altre urgenze a cui dedicare queste somme, queste cifre, anziché continuare a soddisfare le lobby militari che perseguono interessi per lo più guerrafondai, perché poi ci trascinano anche in guerra. Finmeccanica, ma non solo, Lockheed Martin, ma abbiamo una serie di nomi che fanno reggono veramente le fila a livello internazionale. E per cui vedete Grecia e Italia che fanno questo slalom parallelo anche nel tipo di acquisti di armamenti. Ma a proposito di generali ed eserciti di manovra, è chiaro che si può parlare di generali ed eserciti di manovra quando ci sono anche delle armi. Quali sono queste armi? Quindi perché questa guerra? Ebbene, sicuramente l'arma privilegiata con la quale ci fanno guerra è quella del debito. Ci sono i bambini che nascono, anziché piangere perché vengono alla luce, cambiano stato e condizione, piangono perché nascono con 33.000 euro di debito. Ma chi li avrà mai fatti questi 33.000 euro di debito? Non loro, non noi, magari noi abbiamo fatto il debito, che so, per acquistare la macchina, per acquistare casa, ma di quei 33.000 euro io ad esempio non mi sono mai assunta responsabilità, i miei debiti insomma li ripago e non capisco perché mi devo trovare sul groppone questa cifra. Allora, che cosa sono? Da dove arrivano questi 2.000 miliardi di euro di debito che ha l'Italia? Come siamo arrivati qui? Che cos'è questo debito, questa arma letale che ci sta impiccando? Allora, cominciamo con poche semplici domande. Rispetto ai 2.000 miliardi di euro di debito, quanto è dovuto ad interessi? Ovvero, quanto è debito effettivamente contratto, quanto è interesse? E poi, quanto è interesse usuraio? Perché i tassi che ci hanno applicato sono mica tanto limpidi e trasparenti. Non solo, quanto è dovuto a cosiddetto anatocismo, un termine tecnico, ovvero calcolo di interessi su interessi, per cui scatta un gioco pazzesco e ovviamente l'interesse da dover rendere diventa mostruoso. Poi, di questo debito, quanto è dovuto al cosiddetto fenomeno del signoraggio, ovvero sul fatto che non ci mettiamo noi una nostra moneta, non è il nostro Stato che mette una moneta, ma dobbiamo andare a prendere gli euro dalla Banca Centrale Europea pagando anche un interesse sui soldi che servono noi e che mettiamo in circolo. Quanto è dovuto alla possibilità delle banche, di tutte le banche, di poter inventare denaro dal nulla senza avere garanzie di denaro riscontro, ovvero tenendo da parte solo una piccolissima riserva? E poi quanto è dovuto a titoli tossici e a speculazione finanziaria? Perché i comuni, le regioni, le province, i vari enti, le società partecipate pubbliche si sono viste ad un certo periodo propalare, proprio largire a braccia aperte da parte delle banche questi pacchetti cosiddetti swap, fatti da titoli tossici, da debiti che non potevano essere saldati, con il miraggio di allontanare
il momento in cui si doveva saldare il debito, quindi fondamentalmente di diluire i tempi, di diluire il debito nel tempo. E tanti comuni l'hanno fatto e adesso si trovano impiccati in un debito locale proprio per questo tipo di scelta che è stata condotta, se mi permettete, in maniera oscenamente irresponsabile dalle banche, che hanno rincorso solamente il proprio profitto vendendo questi pacchetti tossici, appunto, in maniera altrettanto irresponsabile da delle amministrazioni che avevano trovato la scorciatoia per non assumersi delle responsabilità, ma per scaricare su chi sarebbe venuto poi là nel tempo, e quindi sulle successive amministrazioni, responsabilità di scelte e di indebitamento che venivano compiute però durante la loro amministrazione. E quindi queste responsabilità politiche non possono essere sottaciute, di destra, di centro o di sinistra che siano, ci sono state oggettivamente. E poi ancora, ragioniamo in termini del debito in quanto tale, quindi accettando anche tutte le categorie, quindi l'esistenza dei 2.000 miliardi di euro, ma è possibile che non ci sia un modo per rimettere in discussione questo debito? E allora, nel momento in cui si fa piazza pulita della politica e arrivano i governi tecnici, in Italia come in Grecia, come in Grecia si è già andati al voto, quindi il governo tecnico è stato sostituito da un governo politico, addirittura con due tornate elettorali a distanza di un mese e mezzo l'una dall'altra, perché era impossibile governare con una legge elettorale truffa, tant'è che da quella vogliono copiare per fare la legge in Italia. Ebbene, pensate, perché nessuno dei cosiddetti tecnici salva stati ha fatto una cosa banalissima, ovvero quella di andare a guardare nel diritto internazionale se esisteva una qualche possibilità di rimettere in discussione questo debito? Si sarebbero accorti facilissimamente che c'è chi aveva già percorso questa strada, basandosi su una sentenza del 1938 della Corte Internazionale dell'allora Società delle Nazioni, precursore delle Nazioni Unite, che si basava proprio su un caso greco. Ebbene, questo tipo di sentenza, che viene ancora riportata nei libri internazionali di legge, del diritto internazionale, prevede che laddove uno Stato si trovi in condizione talmente grave da dover decidere fra la tenuta, ovvero la sopravvivenza dei propri cittadini, del proprio sistema paese, e l'onorare un debito verso l'estero, debba avere la precedenza, la sopravvivenza dello Stato, del paese, dei cittadini. L'hanno messo nero su bianco, una sentenza del 38. Ed è la sentenza che nel 2003 Néstor Kirchner adotta per l'Argentina. Il Fondo Monetario Internazionale gli voleva imporre nuove misure di austerity in un'Argentina che già era fallita e pretende ulteriori interessi sul debito con una restituzione in tempi accelerati. Néstor Kirchner batte i pugni sul tavolo e dice: no, è un debito illegittimo, è un debito immorale, voi stessi lo dite, se io in un qualche modo rifondessi questo debito, ucciderei i miei cittadini. Non posso e non voglio farlo. 2 anni dopo, il Fondo Monetario Internazionale riconosce la cancellazione di 100 miliardi di dollari dall'importo del debito dovuto dall'Argentina al Fondo Monetario Internazionale. E il Fondo Monetario non era nemmeno riuscito ad imporre le famose misure di austerity ulteriori che aveva previsto. Più avanti nel tempo, nel 2008, c'è l'Ecuador che fa la stessa cosa e dice: il debito è immorale, non lo pago per come è stato contratto, per come è stato composto, non esiste. È chiaro che la situazione comincia a farsi molto aspra e molto amara, ma grazie alle relazioni che l'Ecuador immediatamente stabilisce con gli altri paesi vicini nell'America Latina, ma non solo, anche a livello internazionale, riesce a superare una fase di stretta di morsa nella quale il Fondo Monetario Internazionale cerca di ricondurlo. E quindi gli esempi ci sono, poi le domande magari le raccolgo alla fine. Gli esempi ci sono e c'è quindi la possibilità di agire, di basarsi su questo. È ovvio, certo, il diritto internazionale è un diritto imperfetto, cosiddetto imperfetto, non prevede sanzioni se qualcuno non adempie, però allo stesso modo perché non dovrebbero esserci sanzioni quindi per quei governi e per quelle istituzioni internazionali che invece i cittadini li stanno strangolando? Quindi utilizziamo le armi che abbiamo a disposizione, armi pacifiche chiaramente da questo punto di vista, ma esistono. Perché nessuno ha fatto questo tipo di ragionamento? Creando un blocco fra paesi nelle stesse condizioni, Grecia, Italia, Irlanda, piuttosto che Spagna e Portogallo.
Una delle armi di questi eserciti sono gli aiuti. Utilizzo questa vignetta per semplificarveli moltissimo. È una vignetta greca, e chiaramente c'è la persona che affoga in mezzo al mare, uno sulla riva che comincia a correre, si butta in acqua per salvarlo, va e gli frega l'orologio e lascia affogare la persona. Questa è un pochino la portata degli aiuti. E c'è un perché. L'ultima tranche di aiuti che ha ricevuto la Grecia, sempre alla fine di marzo di quest'anno, è stata di 130 miliardi di euro. Sapete quanto dovrà restituire la Grecia nell'arco di 20 anni per questi 130 miliardi di euro ricevuti? 274 miliardi, più del doppio. Perché non sono aiuti, la si finisca di accettare questa manipolazione, sono prestiti con interessi da dover restituire. Quando urlano alla necessità di ricorrere agli aiuti per la Spagna, per l'Italia, piuttosto che per la Grecia, si sappia che sono prestiti con interessi da dover pagare. E oltretutto di questa tranche di aiuti si sappia che ben il 52% è andato alle banche internazionali, il 23% è ritornato alla BCE, praticamente la BCE ha tirato fuori, poi se li è girati un 23%. Un 20% è andato alle banche private elleniche e solo il 5% è finito nelle casse dello Stato greco, che fra l'altro dovrà ripagare per i famosi 274 miliardi. Capite che è follia pura, è pazzesco. Ma queste cose non ce le dicono e invece abbiamo il dovere di saperlo, perché solo in questo modo ci possiamo difendere. Poi ci sono altre armi dell'Europa, non approfondisco i meccanismi, se poi volete, insomma, nelle domande, più che volentieri, ma forse sarebbe solo un appesantimento se lo buttassi adesso. Ci sono vari meccanismi che si inventano, dal meccanismo europeo di stabilità, per il quale i paesi come l'Italia, i paesi membri che hanno accettato un trattato che è già stato ratificato, devono versare delle quote che andranno in un fondo per concedere aiuti, gli aiuti di cui prima, quindi saranno prestiti da restituire con gli interessi, ai paesi in difficoltà. Cioè, io sono in difficoltà, di tasca mia devo sborsare 125 miliardi di euro perché mi venga fatto un prestito con interessi, quindi fondamentalmente per contrarre altro debito, per i paesi in difficoltà. Capite che ha proprio saltato ogni logica, ogni possibile ragione. Poi se ne inventano sempre delle nuove, perché ad esempio adesso stanno lavorando questo ERF, European Redemption Fund, il fondo di redenzione europeo. Vado al sodo, fondamentalmente se questo sarà ratificato, è già arrivato alla Camera e al Senato, anche in Italia è già in discussione, gli analisti tedeschi hanno previsto che l'Italia dovrà concedere alla Banca Centrale Europea una cifra di 900-950 miliardi di euro di garanzie per 25 anni. Ovvero circa la metà dell'attuale debito complessivo che ha l'Italia. Però voi dite, vabbè, garanzie, quindi insomma in un qualche modo poi li riscatterà. Così come nei salmi, non tutto il denaro di questo mondo può riscattare l'anima dal peccato, in un contesto molto meno religioso, non tutto il denaro, non tutto ciò che è posseduto, non tutte le garanzie che può dare uno Stato possono essere sufficienti per riscattare il paese dal debito. E se non si adempie, dopo i 25 anni è tutto di proprietà loro, è della BCE. Il banco, o meglio le banche, vincono sempre. E il risultato, cioè, che cosa dovremmo dare in garanzia? Il risultato qual è? Infrastrutture, parte della nostra tassazione, quindi del prelievo fiscale, e poi sono talmente ignoranti che hanno persino scritto nelle due risoluzioni che sono state approvate al Parlamento Europeo che in garanzia dovremmo dare anche le nostre riserve auree in valuta straniera. Non sanno nemmeno che loro nel 1992 col trattato di Maastricht, articolo 105, hanno previsto che le riserve auree in valuta estera siano già in dotazione della disponibilità del sistema europeo di banche centrali, quindi della Banca Centrale Europea. Sono talmente ignoranti che nemmeno lo sanno, vogliono avere la garanzia di metterci le mani sopra, quindi hanno aggiunto anche questo tipo di possibilità, includendo fra l'altro la clausola della tutela giuridica per le nazioni che sono indisciplinate. Si chiama commissariamento, significa di fatto essere occupati ed aver ceduto tutta la propria sovranità. Altre trappole, l'austerity, ne ho già citato prima, cioè i tagli, le misure che vengono adottate, sono state adottate in Grecia così come lo sono in Italia. Sono queste sanguisughe che continuano a succhiarci fino all'ultima goccia di sangue
e che ci stanno veramente facendo morire soffocati, disperati. I risultati, beh, non so se si vede molto bene, ma ve lo spiego questo grafico. Riporta l'esempio della Grecia. Nella parte delle colonne rosse vedete qual è il trend di diminuzione del debito della Grecia, quindi è in diminuzione con tutte le misure e i provvedimenti assunti, ma dall'altra parte dove c'è la linea invece che sta crescendo mostruosamente è la disoccupazione e vedete che sono diametralmente speculari. Questo significa che la gente non ha di che sfamarsi, non ha di che sopravvivere. Questa è l'austerity che ci stanno imponendo, queste sono le misure che stanno uccidendo, queste sono le armi silenziose che vengono utilizzate per questa guerra dell'Europa. Prima giustamente si diceva, ma un accenno rispetto a questa crisi, nel libro c'è tutto il passaggio sul tracciato delineato per sommi capi, ma tutto il passaggio della crisi dei mutui subprime che è stato un pochino la scintilla del dilagare di questa crisi. Ma se ci pensiamo bene ci accorgiamo che, come giustamente c'è scritto in uno striscione in piazza Madrid, non è una crisi, è se il sistema non è una crisi. È questo sistema che è malato, che è normale, che è folle. Pensate ai provvedimenti che stanno immaginando, che ci stanno facendo calare sulle nostre teste. È proprio il sistema che è impazzito ed è su questo che dobbiamo agire. Se andiamo allo scontro frontale ne verremo triturati, ma se dimostriamo che esiste un altro sistema e che esistono altre possibilità, facciamo diventare obsoleto, facciamo venire meno i pilastri cui si regge questo sistema che ci tiene prigioniero. Rovesciare le sorti delle vittime quindi si può? Beh, in Grecia hanno cominciato ad organizzarsi, oltretutto dopo la batosta della prima tornata elettorale, dove si sono presentate ben 33 liste con diversi candidati premier, hanno capito che qualcosa bisognava fare, che non si poteva più continuare a dividersi come prima. C'era molto personalismo, molto liderismo, molta verità in tasca, cioè venite con me e io vi salverò. Adesso è il momento del bagno di umiltà, ma soprattutto è il momento del coraggio da parte dei cittadini, di quel senso di responsabilità che deve far lavorare tutti insieme, che deve far partecipare e lavorare. E l'hanno capito, non hanno fatto in tempo a strutturarsi ed organizzarsi, nel giro di un mese e mezzo era veramente molto difficile, hanno votato due volte in un arco di tempo così breve. E però hanno cominciato a buttare le prime basi, e fra l'altro io tornerò in Grecia dall'1 al 4 di dicembre e avrò proprio un convegno che mi auguro di riuscire a trasmettere, stiamo facendo di tutto per trasmettere in diretta internet nel pomeriggio del 3, proprio con questi gruppi dove c'è chi arriva da esperienza di centrosinistra, chi di centrodestra, chi magari non ha mai fatto politica, ma che nulla ha più che vedere con le divisioni ideologiche, partitiche, con questi steccati che tengono divisa la popolazione. Sanno che hanno un nemico comune da sconfiggere e che devono lavorare insieme per salvare le loro stesse vite. E si stanno organizzando appunto in questa sorta di raggruppamento che porta avanti movimenti diversi, gruppi diversi, e che ha però come scopo quello di riuscire a liberare la Grecia. Quindi c'è sicuramente un messaggio positivo e c'è già il nunce nel libro. Com'è possibile dunque rovesciare le sorti delle vittime? È possibile informarsi, non accontentandosi della TV e spegnendola il più possibile, perché ogni volta che l'ascoltiamo inevitabilmente magari siamo stanchi, arriviamo da una giornata di lavoro, abbiamo problemi in famiglia, un po' esausti, non abbiamo più difese, ci sono cadute tutte le barriere e quello che passa alla televisione entra direttamente dentro, è un po' la nostra opinione, diventa l'opinione di massa, non ci pensiamo nemmeno più, è una cosa vera se l'hanno detto in televisione, quando magari è costruita artificialmente per indurci ad agire in un determinato modo o a votare in un determinato modo. Poi individuare a livello nazionale e internazionale, magari con altri paesi europei, le possibili vie d'uscita potrebbero essere la sovranità monetaria, ovvero uno Stato che si riappropria del diritto di battere la moneta, una moneta che fra l'altro deve appartenere ai cittadini perché siamo noi che la utilizziamo, siamo noi che accettiamo il valore che ha. E poi una sovranità nazionale che non ci veda prigionieri di strutture come quella di questa Europa, un'Europa che è basata su un peccato originale, perché comunque è stata immediatamente concepita non come Europa dei popoli che doveva evitare il ripetersi delle tragedie vissute durante la Seconda Guerra Mondiale, no,
è diventato subito uno strumento prima dell'economia e poi mostruosamente, con una velocità enorme negli ultimi lustri, negli ultimi anni, un'Europa della grande finanza e degli imperi bancari. Ancora di più, è un'Europa che addirittura nasce dal piano Marshall di aiuti. Piano Marshall che crea all'interno dei paesi europei una struttura che, attenzione, si chiama OCE, e che il precursore fornisce le basi per i negoziati che porteranno alla creazione della CEE, Comunità Economica Europea. E se vi ricordate, il piano Marshall ha comunque garantito, certo, una serie di prestiti, oltre a qualche denaro a fondo perduto, ma che doveva corrispondere a soddisfare gli appetiti delle lobby e delle grandi multinazionali, oggi diremo statunitensi, perché si doveva acquistare i beni di prima necessità che non avevamo dopo la distruzione della seconda guerra mondiale, e ci serviva anche il materiale, le materie prime per poter ricostruire, lo acquistavamo direttamente in dollari che ci venivano date attraverso il piano Marshall dal 48 al 51, per poter in sostanza acquistare materiale che arrivava dagli Stati Uniti. Ed è sono gli Stati Uniti che organizzano questa OCE, ed è da lì che deriva la CEE. Non siamo stati liberi nemmeno di costruire la nostra storia. Non c'è stata data la possibilità di essere cittadini nemmeno nel momento in cui avremmo dovuto liberarci e costruire la nostra storia, il nostro paese, il nostro futuro, smarcandoci dagli errori del passato. E invece siamo silenziosamente finiti sotto un altro modello di occupazione, perché oggi di fatto lo Stato italiano è ancora occupato da basi militari statunitensi che paghiamo anche noi con i nostri denari. Cosa possiamo fare soprattutto per in qualche modo riscattarci, questo sì, a livello locale? Perché se una risposta può venire solo dalle comunità, può venire localmente. Oltre ad informarsi è necessario partecipare. Finora abbiamo delegato, e in molti casi abbiamo anche scaricato responsabilità. Ah, è lui che ha sbagliato. Però che qualcuno l'avrà votato? Se questa persona ha fatto qualcosa di sbagliato, qualcuno lì ce l'avrà messo. E quindi non deleghiamo più. Assumiamoci la nostra responsabilità, partecipiamo, e siamo noi a creare degli spazi, delle forme di confronto, di partecipazione e di governo effettivo delle nostre realtà, a partire dai comuni, via via sempre più su, assumendoci quindi una responsabilità che di un elettorato passivo e attivo allo stesso tempo, ma che è anche di confronto, di costruzione di proposta politica. Dimostreremo che il loro sistema è basato sulle oligarchie di partito, sui pochi che comandano e che decidono rispetto a criteri di fedeltà, per non dire altre cose, in altri voti, quando ci sono i voti di scambio, comincerebbe a venire meno. Abbiamo tutta la possibilità e la capacità di prenderci in mano il nostro destino. Dobbiamo volerlo però, e non dobbiamo rinviarlo ad altri. E appunto dobbiamo agire nella nostra comunità da cittadini liberi, essendo informati e non piegandoci ai condizionamenti che troppo spesso arrivano. Prima faceva l'esempio delle cooperative rosse, certo è stato un ottimo esempio nella mia regione, nell'Emilia Romagna, ma altrettanto vero che cooperative rosse, così come cooperative bianche, si spartivano l'assalto al denaro pubblico, e negli ultimi anni è diventato un po' una cosa mostruosa, creando un vero e proprio sistema anche sì di apparati di, chiamiamole dipendenze, se uso clientela poi magari mi querelano, però di dipendenza, nel senso che o per il posto di lavoro, per uscire ad avere l'appalto, per mantenere viva magari una società cooperativa che era in subappalto, era quello l'affidamento che si faceva, che poi era un serbatoio di voti in un caso verso, che oggi lo chiameremo PD, allora era PC, e in un altro caso verso la DC, oggi forse chiameremo PDL o qualche cos'altro. Quindi c'è stata questa deviazione. Quindi massimo senso di responsabilità, massima partecipazione ed impegno da parte dei cittadini. Perché dico questo? Riporto anche in questo caso un ultimo esempio greco, poi vado a concludere. In Grecia, anche in Grecia hanno messo la tassa sugli immobili come in Italia. In Italia qualcuno aveva fatto partire attraverso i social network, attraverso la rete internet, una sorta di sciopero che diciamo noi lì non la paghiamo, una tassa ingiusta non la paghiamo. I risultati sono stati un po' scarni. In Grecia, per evitare questo tipo di pericolo, la cosiddetta IMU greca, l'hanno fatta pagare direttamente attraverso le bollette dell'energia elettrica. Allora, i cittadini greci questa cosa intanto non andava mica bene e si sono subito organizzate per fare ricorso alla Corte Costituzionale, che ha detto no, non esiste.
cioè lo Stato deve riscuotere in proprio le proprie tasse e i cittadini pagano le bollette della luce e poi le tasse direttamente allo Stato. Lo Stato se ne è fregato. Cosa hanno fatto le società gestrici, gestori insomma dell'energia elettrica, i gestori dell'energia elettrica? Mandavano le bollette con compresa appunto la tassazione sull'immobile. Quando i cittadini, come forma di ribellione, pagavano esclusivamente l'ammontare, perché c'erano le due voci in bolletta, l'ammontare del consumo dell'energia elettrica, la società dell'energia prelevava quell'importo, lo versava allo Stato come tassa sull'immobile, staccava la corrente ai cittadini che risultavano morosi. Siamo arrivati a questa forma di follia. Questo è veramente un sistema per uccidere i cittadini, per togliergli ossigeno, per togliere vita. Pensate soprattutto d'inverno, luce, corrente, il frigorifero, gli elettrodomestici, il cucinare, il riscaldamento. Immaginatevi che cosa significa. Quindi agire nella propria comunità significa anche andare a individuare quelle forme di protesta pacifica che possono ostacolare ed impedire il prevaricare di uno Stato che non è più lo Stato fatto dai cittadini, ma che risponde appunto a queste mostruose istituzioni internazionali che magari a noi possono sembrare distanti, a volte non ce ne preoccupiamo perché diciamo vabbè, io devo campare ogni giorno, io penso al mio comune, alla mia realtà. Ma il proprio comune non ha nemmeno capacità di manovra, perché sempre a proposito dell'IMU, ci hanno costretto a pagare l'IMU, quello che versiamo non va al comune, se lo prende centralmente lo Stato e solo una piccola parte viene lasciata, viene ritrasferita localmente. Questo significa che i sindaci, qualunque sindaco possa esserci, deve fare i conti con dei tagli micidiali, non ha più strumenti per poter garantire servizi alla propria popolazione, però diventa il primo obiettivo perché è lì vicino, tangibile, ci si può rivolgere direttamente e diventa lo sfogo dei cittadini. Ah, è colpa tua, mi aumenti le addizionali locali, non mi dai più i servizi, mi aumenti la retta dell'asilo, è una costrizione. Non ci sono mica altre possibilità, o si chiudono quei servizi, quindi non esiste più il pubblico, oppure non ci sono altri tipi di risposte, se non capiamo che l'obiettivo da colpire deve essere un altro. C'è un'altra cosa che possiamo fare localmente, anzi possiamo fare individualmente, ciascuno di noi nella propria vita e poi tutti quanti insieme. Ci hanno tenuti prigionieri di gabbie mentali. Ci hanno fatto diventare consumatori, pensate, ciò che acquistiamo già, cioè deve rompersi in fretta perché così dobbiamo acquistare qualche cos'altro. Consumatori, oggetti da spremere. Ci hanno detto, e tutto viene misurato così anche a livello europeo, che quello che conta è il PIL, il prodotto interno lordo. E che perché le cose funzionino bene il PIL deve crescere, deve aumentare. Il famoso rapporto debito-PIL è uno dei parametri. E allora c'è un analista statunitense che fa un passaggio bellissimo perché traccia il profilo ipotetico di quello che è l'eroe del PIL e quello che è il vigliacco del PIL. L'eroe del PIL potrebbe essere un malato terminale di tumore con una causa di divorzio in corso che fa un frontale in auto mentre va al lavoro. Assicurazioni, benzina, farmaci, medici, avvocati, carrozze. Chi più di lui fa girare l'economia? Lui fa salire il PIL, lui è un eroe del PIL. Il vigliacco del PIL è quello che fa volontariato, che va a lavorare in bicicletta, che produce la verdura di cui si ciba nell'orto di casa. Secondo voi chi dei due è più felice? E allora questo PIL, questo prodotto interno lordo, che è uno dei parametri dai quali non si può scappare, perché i tecnici, gli economisti ce li impongono, perché le strutture internazionali lo pretendono, siamo proprio sicuri che sia il parametro giusto, che sia il cardine giusto del sistema nel quale vorremmo vivere? Allora voglio utilizzare le parole di Robert Kennedy, pronunciati poche settimane prima di essere ucciso in un discorso che ha tenuto alla Kansas University. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere
o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dell'equità nei rapporti fra di noi. Il PIL non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Allora ringraziamo Monia di questa sua appassionata, direi, relazione, e lascio spazio a voi se avete domande, osservazioni, se volete dire qualcosa a Monia, sapere qualcosa da lei circa la sua esperienza. Io volevo solo, siccome Monia è stata molto efficace nel parlare del livello locale, che per noi anche del movimento è di primo interesse, di ciò che noi nel territorio possiamo fare per superare queste problematiche, e volevo solo richiamarvi invece a livello generale, perché ciò che parte dal locale deve poi arrivare a livello generale. L'interesse che la gente inizi a riprendersi la cosa pubblica in mano nel locale è proprio che questo formi un'onda che poi porti i suoi risultati a livello generale. Perché? Perché per uscire da questa situazione ci vuole una fortissima leadership a livello nazionale, non tanto a livello europeo, a livello nazionale, una leadership che sia espressione di tutti i movimenti autonomi che stanno nascendo nel territorio e che un domani sia in grado a livello politico nell'Unione Europea di dire: noi vogliamo che la moneta non sia più una moneta che la Banca Centrale Europea ci dà in prestito, ma che nasce, diciamo, nativamente come moneta nostra, che viene gestita poi dalla Banca Centrale Europea, però che nasce come moneta dei popoli, se no noi continuiamo a prenderla in prestito dalla Banca Europea. La storia dell'economia è meravigliosa e per i problemi che oggi stiamo vivendo non dovete disinnamorarvene, perché proprio il fatto che veniamo feriti nella nostra fiducia nel futuro è uno degli elementi che ci porta a non intervenire nel sociale. Per farvi capire, poi vi lascio la parola, come si arriva a questa situazione in cui la Banca Centrale Europea ci dà in prestito, ci accredita l'euro, è molto semplice. Voi dovete pensare che la moneta è nata insieme all'oro, cioè la ricchezza dei popoli era l'oro. A un certo punto però trasportare tutto questo oro era un grande problema, perciò abbiamo creato questo titolo sostitutivo che è la moneta. Se vi ricordate, chi ha, diciamo, più di 40 anni, nelle monete, nelle banconote era scritto pagabili a vista al portatore. Perché? Perché uno poteva andare in un istituto e avere in cambio di quella moneta l'equivalente in oro. Questo era il senso della moneta. Però in un paese ci deve essere tanta moneta quante sono le transazioni economiche che si svolgono in quel paese. I paesi crescevano e si sviluppavano e non c'era abbastanza moneta. Si è dovuta coniare sempre nuova moneta, finché la moneta ha iniziato a superare l'oro. E allora l'oro non era più a garanzia della moneta. E lì sono nate le banche, ovviamente. In questo mondo in cui la moneta è diventata virtuale, com'era possibile gestire il fatto che alcuni paesi erano più produttivi di altri e avevano più bisogno di moneta e si relazionavano con paesi più deboli? Perché questo, se no, nel commercio internazionale, se non si fosse controllato questo fenomeno, avrebbe indebolito troppo le posizioni di alcuni stati, bloccato le economie di altri stati. Allora si è deciso di istituire degli organi di garanzia internazionale, il Fondo Monetario Internazionale nel dopoguerra è stato uno di questi. Cosa dovrebbero fare questi organi che oggi invece fanno tutt'altro? Dovrebbero garantire la stabilità
della valuta delle monete nel mondo e la stabilità e la solidità degli stati. La stessa cosa dovrebbe fare la BCE. Invece questi organi internazionali, soprattutto il Fondo Monetario Internazionale, cosa fanno invece? Fanno il contrario, perché non garantiscono la stabilità degli stati, ma li strozzinano, perché in realtà diventano dei prestatori di denaro e lavorano in un'ottica mercantilistica. Loro devono avere la restituzione almeno del doppio di quello che hanno prestato. Per farvi capire che poco senso ha avere una moneta che non è nostra ma che ci viene prestata dalla Banca Centrale Europea, vi faccio questo esempio che illustra benissimo la situazione. Quanto costa alla Banca Centrale Europea stampare una banca moneta, una banconota da 100 euro? 25 centesimi. No, ce la presta al nostro paese e ovviamente noi dobbiamo restituirgliela per il valore di 100 euro più gli interessi del prestito. Ma stiamo parlando di moneta virtuale, quindi è una cosa in sé assurda. Tu mi dai un pezzo di carta e io ti do due volte il valore nominale di quella carta che tu mi dai. Quindi in realtà la banconota dovrebbe ritornare nei paesi, non necessariamente con monete locali, anche quella è un'opzione, però anche nascere nativamente, direttamente come euro nei singoli paesi. Bisognerebbe avere una leadership politica forte a livello nazionale che spinga per una modifica dei trattati europei in questo senso. Quindi se questo vale a livello generale, a livello locale, devono partire però questi movimenti di interesse civile, di partecipazione attiva da parte delle persone, perché poi arriveranno a livello generale. E con questo vi lascio la parola, se avete qualche domanda ben volentieri, prego. Ciao Monia, sono questo pagano, ciao. Chimici. Allora ti ringrazio perché sia tu che Fernando state battendo ultimamente su questo argomento della sovranità, del riappropriarci della sovranità. Vengo, tra l'altro fai benissimo perché sdogani anche il concetto di patria, di collettività, di comunità. Vengo al sodo, la mia domanda è: tu sei positiva su un paese come l'Italia dove purtroppo questo concetto ha avuto due grosse problematiche? Una di carattere storico, che si sono impossessati di questi termini, di queste tematiche, un'area ben precisa che sappiamo che perse nel 45 e poi ha abusato di questo termine, e l'altra, noi siamo qui vicino ad Aviano dove tu hai toccato l'argomento, abbiamo 5 basi americane ufficiali ma 114 basi di fatto illegali che lo Stato italiano non ha mai dichiarato sovranità, quindi siamo un paese a sovranità non limitata, proprio è cessata questa sovranità, destra e sinistra, per lo meno non si può. Il problema è questo: se tu vai vicino ad Aviano e gli vai a chiedere ultimamente non più perché ormai stanno costruendo abusivamente dentro le basi, però fino a poco tempo fa gli chiedevi alla gente, alla collettività, se loro erano favorevoli, e questa gente non gliene fregava niente del concetto che c'era, a parte una minoranza chiaramente, sempre stata, e chiaramente noi veniamo da quella minoranza lì, e siamo orgogliosamente, anche se abbiamo delle critiche da farci, però veniamo da quel mondo lì. Ma la gente interessava a dover, ma tanto io affitto agli americani a tanto e quindi ci speculo sopra, non sapendo che poi il 50% di quelle spese dovevamo dare direttamente noi, più il resto, cioè l'accesso alla sovranità, le bombe nucleari, le guerre internazionali, perché noi abbiamo una Costituzione che dice che non possiamo fare l'Italia richiuda la guerra, però siamo anticostituzionali perché diciamo che vanno a fare una missione di pace. Siamo anche ipocriti. Vengo alla domanda: tu sei positiva? Pensi che questo popolo sappia reagire e ritrovare un senso di collettività o di comunità? Grazie. Se volete fare direttamente le domande, poi dalle risposte nell'ordine, se no magari inizia a rispondere. Come preferite. Ma meglio rispondere così, non si perde il filo. Va bene, va bene. Poi io ti chiedo una cosa.
sulla positività. Allora, chi mi conosce sa che sono, come dire, prevalentemente guidata dal pessimismo della ragione, se mi è passato il termine, nel senso che è difficile con quello che è lo stato avanzato proprio di manipolazione che è avvenuta nelle coscienze e nel pensiero dei cittadini italiani, riuscire ad avviare una rivoluzione culturale, mentale. E però sono altrettanto convinta che non c'è mica altra scelta, non c'è altra scelta. Perché? Utilizzo un esempio, se non ricordo male, degli anni 50. Fu fatto un esperimento dove in una gabbia elettrica veniva messo un topolino e ogni tanto arrivavano delle scariche di corrente. Il topolino cercava di scappare, cercava di fuggire. Dopo, insieme a questo topolino, ne veniva messo un altro e veniva data corrente. I topolini non cercavano di uscire, cercavano di azzannarsi, di mordersi, di graffiarsi l'un l'altro. Cercavano di uccidersi reciprocamente. Non si focalizzavano più sulla corrente che arrivava da sotto, ma andavano uno contro l'altro. Questo è quello che è stato fatto macroscopicamente con noi. Cioè ci siamo sbranati, azzannati, divisi, e ancora oggi ci tengono a tenerci belli e rigimentati all'interno di steccati, anzi anche all'interno della cosiddetta area ideologica ci tengono proprio a smembrarci, a tenerci belli spezzettati, belli divisi. Se si è in due ci si divide, una da una parte e una dall'altra, con i risultati, che ad esempio abbiamo visto in Grecia, le famose 33 liste. Fra le 33 liste, pensate, solo l'area del cosiddetto partito comunista si è presentata con 7 liste diverse, diversi candidati premier. Quindi credo che non ci sia altra via d'uscita, e che il risultato lo si otterrà solo quando avremo capito che mai come in questo momento è necessario costruire quello che chiamiamolo nuovo comitato di liberazione nazionale, chiamiamolo la forza dei cittadini, la resistenza dei cittadini, chiamiamolo come vogliamo, ma fondamentalmente dovremo capire che abbiamo il dovere di lavorare tutti insieme per liberarci da questa occupazione, per vincere questa guerra che ci viene scatenata contro, e che finché resteremo divisi in mille rivoli diversi, in mille pezzi diversi, non cominceremo a confrontarci, a costruire qualche cosa tutti insieme, non andremo da nessuna parte. Quindi per me è l'unica via d'uscita. Se mi chiedete se questo processo sarà veloce o no, non ho la bacchetta magica, non riesco a dirvelo. Se me l'aveste chiesto, che so, un anno e mezzo fa, vi avrei detto che sarebbero serviti 30-40 anni per una cosa di questo tipo. Oggi penso che i tempi scorrano molto più veloci e che man mano che la crisi si farà più mordente, più asfissiante, potrebbero esserci le condizioni per un'accelerazione di questa presa di coscienza. Però è chiaramente un processo che chiede tempo, lo so, tempo ne abbiamo pochissimo, perché non è che si può andare avanti in queste condizioni, e quindi a maggior ragione chi comincia ad informarsi, a sapere, a conoscere, dovrebbe fare uno sforzo, certo uno sforzo enorme, perché in alcuni casi, mi rendo conto, significa mettere in discussione la propria vita, il proprio passato, magari la propria militanza in un partito piuttosto che nell'altro, e però è l'unico passaggio che possa veramente farci risultare vincitori. Rispetto alla questione delle basi, le basi, così come l'acquisto degli armamenti, è mostruoso, è una forma di ricatto che continuano a giocarci contro, così come per il lavoro in determinate situazioni. Cioè ci dicono, le basi ci servono perché ci pagano gli affitti, danno occupazione come da occupazione l'Ilva, con tutti i morti che sta facendo a Taranto e non solo. Quindi non mi potete venire a dire che per avere un posto di lavoro io devo ammalarmi o morire di tumore, oppure per avere un posto di lavoro devo costruire delle armi o andare a fare la guerra, magari sotto mentite spogli, perché si dice che si esporta la democrazia. Il nostro paese ha mille risorse, dal patrimonio turistico, culturale, ambientale, sino alla propria agricoltura, l'allevamento, l'artigianato, l'imprenditoria, lo ha sempre avuto, ed è un patrimonio enorme. Se ci riappropriamo di quella sovranità monetaria, che a mio avviso è fondamentale, del primo passo per poter rinascere effettivamente come paese, non abbiamo più questo tipo di problema, perché lo Stato si indebita con se stesso e non crea nemmeno inflazione,
perché mette in circolazione quel denaro che serve per pagare delle merci, per pagare il lavoro dei propri cittadini, la propria occupazione. Quindi il discorso delle basi, insomma, è l'ennesima trappolina che hanno utilizzato per tenere ostaggio di fatto un territorio sotto occupazione effettiva e volendo anche palese, per chi se ne vuole accorgere purtroppo c'è ed è oggettiva. Abbiamo... Sì, due cose. Una, intanto ti ringrazio di esistere e anche della tua lucidità, perché è uno dei fattori che mancano ancora. Comunque, rispetto all'esposizione che hai fatto, se mi aiuti anche a ricordare, io so che non solo l'Argentina, ma la Bolivia, Ecuador, loro hanno fatto riferimento a una risoluzione che Bush ha preso in mano quando, dopo la guerra nell'Iraq, si è ritrovato con un enorme debito. Lui ha fatto riferimento a questa risoluzione che hai fatto menzione, ma poi i boliviani, Ecuador e non so se l'Argentina, ma questi ultimi due sì, grazie a questo hanno vinto, non grazie al diritto internazionale, perché altrimenti gli americani avrebbero dovuto rimettere e pagare i debiti che in parte anche noi italiani abbiamo perso. Questa era una cosa che, se magari ce la ricordi. E l'altro è che io sono qua per enorme pessimismo. Che cosa c'è? Nel senso che siamo in una fase di un sistema che si sta implodendo e che mentre tu parli a me mi agita, mi viene nervoso, ma voglia di fare. E magari volentieri finisci di lavorare e te ne vai a casa. Allora è probabile che questo, si dice schifio in siciliano, no? Cioè questa cosa sarà così evidente, perderemo quasi tutti noi tante di quelle sicurezze, quello che è il minimo, non tanto del senso della democrazia, noi non fra poco non avremo di che vivere molte persone, e ti sta dicendo una persona, io sono una privilegiata, che ho un buon lavoro, eccetera. E quindi questo permetterà a questi esseri umani che siamo, che ci dividiamo su tutto e su tutti, di fare un lavoro di coesione, di coordinamento. Io mi rendo disponibile di coordinare tutte le associazioni, cioè di non dividerci, ma anche dentro un movimento ci sono divisioni, ma siamo stupidi, dobbiamo avere un senso di avere le informazioni con questa lucidità e quindi fare questo tipo di lavoro, informare la gente, eccetera, che evidentemente non sa. E dall'altra acquisire una capacità di coordinamento e di metterci insieme con tutte le idee, le modalità, ognuno diverse, in un modo, in un altro, se ti sei occupato da Viano, immagino tutta la lotta di questi anni, eccetera, eccetera. E magari fare un coordinamento di persone brave, ognuno il suo, secondo, facciamolo. Allora, rispetto al debito di Bush e di Iraq, immagino che siano informazioni recuperate nell'articolo di Sergio Di Cori Modigliani. È legato a questi ultimi fatti? La cancellazione di 40 miliardi di dollari di debito erano esistenti in Iraq, per cui ci ha rimesso anche l'Italia, che avrebbe dovuto avere una parte di questo debito. Allora, se riprendete in mano l'articolo, e vi invito a farlo, così come vi invito, ma in maniera proprio spassionata e diretta, a dubitare di tutto quello che vi dico io. Io non sono una tecnica, sono una persona che si appassiona di questi argomenti, che cerca un po' di andare a spulciare informazioni e che magari perde anche un casino di tempo nel trovare le fonti storiche, date, perché non sempre sono immediate, allora bisogna andare a risalire, a ricostruire qualche volta. E quindi ogni volta che leggete qualche cosa fatevi delle domande. Cercate di andare oltre, così come quando sentite qualcosa in televisione. La prima domanda che dovrebbe scattare in TV è: cosa c'è dietro? Poi questo è un consiglio molto banalotto, però è utile spesso. Allora, rispetto a questo articolo, era un articolo che volevo utilizzare, perché oltre a questo libro, lunedì è in uscita un nuovo libro che si concentra proprio sulle strutture dell'Europa, quindi la questione del debito, le famose trappole più dettagliate. E volevo utilizzare quell'articolo lì perché mi piaceva un sacco, mi dava degli spunti, e comincio a risalire alle fonti. E mi blocco alla prima verifica. Perché l'estinzione del debito sarebbe venuto in Iraq ad opera di Bush nel momento in cui gli Stati Uniti non sono nemmeno in Iraq.
tutte le date della ricostruzione storica dell'articolo sono create artificialmente. Non ci sono fondi a partire dalla data che è sbagliata ai contenuti. Non è mai stato cancellato quel debito, cioè non è Bush che cancella il debito quando arriva in Iraq. Però cosa c'è di vero? Ci sono sempre, qui bisogna fare molta attenzione, questo vale anche per la rete, bisogna saper fare a navigare in rete, perché sennò si rischia di finirci nella rete, c'è di tutto e purtroppo anche il contrario di tutto, è molto difficile a volte l'operazione di ricostruzione. Di vero c'è quello che hanno fatto i paesi dell'America Latina, ovvero un po' basandosi su precedenti storici, su qualcun altro che l'aveva fatto, lì nell'America Latina avevano l'esempio dell'Argentina stessa, e un po' anche prendendo il coraggio, e credo che uno dei primi esempi, se non lo conoscete vi invito ad andare a vedere il suo intervento, si trova ancora in rete, uno dei primi esempi sull'atteggiamento da assumere rispetto al debito che uccide le nazioni è quello di Thomas Sankara in Africa. Thomas Sankara, che si presenta all'assemblea delle nazioni africane e che dice: signori, e guarda uno per uno in faccia tutti i presenti e dice: signori, non è più possibile che vengano qui con una pistola puntata sul tavolo a dirci: ci dovete questo, dovete darci questo, se non ce lo date ci prendiamo tutte le vostre materie prime, i vostri cereali, ci prendiamo ciò con cui sfamate la vostra popolazione. Dici: no, questo è un ricatto bello e buono, cioè ci stanno sparando nel momento in cui si presentano così. Io mi rifiuto di pagare questi debiti, pretendo che ci sia la cancellazione di debiti che sono stati estorti, che sono stati imposti con l'inganno, il più delle volte da multinazionali che occupano i nostri paesi e che ci riducono alla fame. Ma vi prego, dice, non posso essere io da solo a fare questa cosa, è a voi che mi rivolgo, perché se la prossima volta saremo in 10, in 20, 30, se tutti ci rifiuteremo di sottostare a questo ricatto del debito, avremo salvato l'intero continente africano. Diversamente, io la prossima volta non sarò più qui. La volta successiva Thomas Sankara non ci fu più, fu ucciso, assassinato. Quindi gli esempi ci sono su chi ha lanciato il sasso, su chi coraggiosamente ha posto la questione del debito, e ci sono nazioni che nell'America Latina hanno saputo e voluto farlo. Certo, non dico che sia una cosa indolore, tutto ha dei costi, anche se applicassimo l'articolo 50, se trovassimo il modo di agire a livello di quanto stabilito in Italia per l'adesione all'Unione Europea Monetaria, e se sfruttassimo l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, poi passato nel consolidato sul funzionamento dell'Unione Europea, e dicessimo: ok, adesso usciamo, facciamo 2 anni di accompagnamento per poi uscire, sicuramente avremo dei costi, ma di una cosa possiamo star certi: dei costi elevatissimi che stiamo già pagando, che pagano i nostri imprenditori, i nostri lavoratori, i nostri giovani, i nostri anziani. Quindi ciascuno di noi faccia la propria valutazione su che cos'è che costerebbe di più. Scusi, posso fare una domanda? Forse c'era un signore. Ah, scusi. No, io mi agganciavo. Posso, ok, vai. Scusa, ho detto qualcosa che non va? No, avevo preso i costi. Scusami. No, mi agganciavo appunto a quello che dicevi tu sul discorso. Scusate. Del coinvolgere le persone. Infatti sia nell'altra conferenza che anche oggi ci sono tutte persone di una certa età, diciamo, più che altro una constatazione. Oggi io ho cercato di coinvolgere anche degli studenti, ho detto, della facoltà di economia, una trentina, no, non ce ne sono. Questo è difficile molto coinvolgere le persone giovani, perché non so il perché. Diciamo che forse non hanno ancora abbastanza fame, forse non vedono le cose chiaramente, non lo so. Cosa ne pensi? Ma molto velocemente, ci sono 2 aspetti da considerare da questo punto di vista. Qualche volta i giovani vengono coinvolti, ma ci sarebbe da chiedersi chi li coinvolge e in che maniera. E soprattutto con che risultati. Però, detto questo, è altrettanto vero che i genitori, perché i figli oggi hanno ancora il paracadute dei genitori,
ovvero attingono ancora alle risorse che derivano magari dal papà, dalla mamma oppure dai nonni e che consentono loro di non essere ancora divorati dalla fame che impone questa fame in senso non letterale ovviamente, ma metaforico, che impone questa crisi. Si rendono, hanno un malessere esistenziale profondo, si rendono conto che non c'è futuro, fanno fatica a trovare lavoro, affrontano l'università, un'università fra l'altro che spesso esprime delle baronie al proprio interno, quindi non riescono nemmeno ad esprimere il proprio potenziale. La meritocrazia è diventato un lusso, è diventata un'eccezione quasi miracolosa in vari settori, e per cui hanno questo disagio esistenziale, ma ancora non l'hanno convogliato in una partecipazione diretta, oppure cominciano a farlo timidamente, ma dove ciò avviene, avviene poi con una velocità esponenziale. Bastano pochissimi, basta coinvolgere i primi giovani, pochi, due, tre, e il loro entusiasmo si fa travolgente per l'energia, per l'entusiasmo, forse perché pronti a mettersi in gioco, perché effettivamente non hanno nulla da perdere, nel senso non hanno nulla e nulla perderebbero, quindi vale forse il rischio. Vale per chi non è caduto trappola della manipolazione televisiva. In tanti, troppi ancora hanno la mente preconfezionata ed è quello forse il grimaldello sul quale bisogna agire, quindi sulla comunicazione e sul coinvolgimento. Bene, allora io raccoglierei le ultime due domande, se non ce ne sono altre, le ultime tre, e le raccogliamo insieme, sì. Così poi Monia darà una risposta e ci abbiamo la conclusione. Sì, cerco Marcella. Di essere il più sintetica possibile. Innanzitutto grazie per la chiarezza espositiva, la sintesi veramente encomiabile, dove sei riuscita a mettere tantissime informazioni in cui mi sono ritrovata, perché è un anno circa che smanetto in internet e quindi tutte queste informazioni circolano liberamente, chi vuole vi può accedere insomma in maniera molto, molto diretta. E appunto tu dicevi fatte controllate le fonti, andate a più, e in effetti controllando tutte le fonti possibili e immaginabili è questo il quadro che viene fuori, c'è poco da fare così. E quindi proprio mi sono ritrovata in tutto. Due cose erano quelle che volevo un attimino richiamare la tua attenzione. Una, l'Argentina, detta di Paolo Barnard, è uscita fuori con la MMT. Quindi questa MMT può essere applicata qui anche da noi? So che a Rimini hanno fatto diversi incontri dove hanno, con i professori americani che portano questa teoria, cercato di insegnare appunto come applicarla. È possibile qui anche per noi? Uno. Secondo punto, tutto quello che tu ci hai fatto vedere e quello che attraverso internet si può vedere, perché non passano certe immagini al televisore, la violenza, la povertà, la disgregazione, il dramma che la Grecia sta vivendo, e che è veramente incredibile. È vero quello che tu dici di bambini che svengono per la fame, è vero di bambini che vengono lasciati negli ospedali perché le mamme non li possono mantenere, quindi almeno lì hanno una speranza di vita. Questo è quello che accade. Ed è anche vero che da noi si cominciano a vedere già delle cose. Io proprio il Messaggero Veneto di ieri o di oggi, non mi ricordo, un articolo era che una donna è stata sorpresa a rubare della carne in un supermercato, una donna di 50 anni, che si era creato un doppio fondo nella borsa della spesa, aveva messo su dei chili di carne. E più volte passando all'Espart, all'ora di chiusura, io vedo molti anziani che vanno a rovistare negli scarti. Quindi queste cose già nel ricco nord-est cominciano a vedersi, ci sono queste realtà. E io appunto all'interno del Movimento 5 Stelle faccio parte della Commissione Politiche e Sociali, noi siamo molto preoccupati perché noi sappiamo che questa sarà la realtà a cui andremo incontro, perché senza essere catastrofisti o complottisti, ma la quotidianità è questa, quindi è inutile che ce la raccontiamo, che crediamo ancora alla luce alla fine del tunnel, perché non c'è questa luce. Se si continua con queste politiche arriviamo a quello che sta succedendo in Grecia, perché quella discesa di slalom a cui tu facevi riferimento è proprio vera, è proprio così. Quindi
Io, visto che tu sei stata in Grecia e quindi hai potuto vedere, e lì come fanno concretamente, cioè attraverso quali strumenti riescono a far fronte? Perché sono strumenti che, se non accade un miracolo che come movimenti ci uniamo e fermiamo, dovremmo trovarli anche noi qui da noi. Noi abbiamo pensato Banca del Tempo, Mercato del Baratto, ma cos'altro? A quali altri sistemi potremmo a ricorrere? Ecco, sono queste le domande. Poi c'era il signore, mi sembra? Sì, sì, ma non voglio disturbare. Cioè, poi non mi piace anche fare la domanda perché non ho letto il libro, ma io francamente, ecco, la mia domanda che volevo fare è questa. Cioè, non ho capito, sarà un problema mio, ma non sono riuscito a capire chi è il nemico. Cioè, in una guerra di solito c'è un nemico, no? Allora, o il nemico è l'Europa, cioè mi sembra che il centro del mondo sia la Grecia, e poi c'è l'Europa che combatte contro la Grecia. Forse anche questa è una maniera un po' deviante di rappresentare la realtà. Ma non è che c'è un certo paese che si chiama Stati Uniti d'America dove ci sono alcuni finanzieri, diciamo una decina, no? Che comandano il mondo e decidono come invaderlo con pezzi di carta che rappresentano 10 volte il PIL, per dire una parola antipatica, mondiale. Allora, il nemico chi è? Questa è la domanda. Non è una domanda, non è l'unico, però sì, sicuramente non è che, come stiamo parlando di scusate, abbiamo un'altra domanda adesso. Io penso che come in tutti i periodi tragici della storia, comunque qualche cosa di positivo ne deve venire fuori. E io spero fortemente che da periodi come questi, che periodi come questi possano servire a riscoprire qualche cosa che abbiamo perso. C'è questa logica sfrenata del consumismo che ci ha sbranato, questa rincorsa all'America, a vivere e a seguire i dettami dell'America, che ci ha fatto proprio perdere di vista che noi America non siamo. Abbiamo perso anche il senso della solidarietà, il senso del mio spreco, e ci siamo anche dimenticati di insegnarlo ai nostri figli. Li abbiamo presi, li abbiamo piazzati davanti alla televisione perché così faceva comodo, perché nel frattempo potevamo fare altro, quando magari qualche volta era meglio spegnerla, leggervi un libro e passare del tempo con loro. Quindi io ti chiedo anche, sai, siccome io, Marcella, lavoro nel settore del sociale, io invece mi occupo di cultura e istruzione, se hai qualche suggerimento da darci per passare questo messaggio e per imparare a crescere le prossime generazioni in maniera più sana. Abbiamo poi l'ultima domanda. Più che una domanda era, diciamo, se posso. Intanto mi sono Diego, faccio parte dello stesso gruppo di Arena, e quello che è successo ieri in tutta Europa è inquietante, nel senso che i ragazzi sono costretti per i loro diritti, per la loro cultura, a combattere con le mani e sporcarsi di sangue, il loro sangue e quello di altre persone. Ci sono un paio di cose che ho saputo che non mi lasciano per niente tranquillo, perché ho amici nelle forze dell'ordine e uno fa parte di un gruppo speciale dei carabinieri, non posso dire nome e cognome dove lavora, ha detto che li stanno addestrando per sistemi antisommossa su larga scala con l'esercito. Quindi non so, scusi, sì, ma questa cosa qua cos'è, è una novità di oggi? Non è una novità di oggi, ma cioè, non è idea, fatta lei, sa lei che in Sardegna ci sono ci sono i corpi speciali dove li organizzano dalla morte. Qual è il problema? No, che dopo si scagliano contro i nostri figli. Ma non è, come l'hanno già fatto da sempre? Ma la domanda è se il corpo di polizia internazionale è attivo già? Anche. Forse sì, poi gli sì, a Verona sono già in base lì. Come si chiamano, che non mi ricordo? Eurogen 4. Poi sono dati. Sì, sì, sì. Vuoi raccogliere queste
Allora, sul discorso della MMT vado un po' velocemente, però perché richiederebbe tantissimo tempo. Credo che ci sia qualche cosa di buono, assolutamente ci sono. Più che diciamo rispetto alla divulgazione di Barnard, io attingo direttamente le fonti di Mosler, che è uno dei teorici della Modern Money Theory statunitense. E a partire dalla sovranità monetaria e di una moneta che viene battuta dallo Stato, quindi da una banca pubblica, sì sì, cioè sicuramente bisogna ripartire da lì. Poi bisogna fare attenzione, magari non innescare quei circuiti che comunque sono a spirale, trascinano verso il basso e che si basano sull'individuo come consumatore, perché chiaramente qui non ci siamo sicuramente più. Però ci sono diverse cose interessanti e utili, aspetti positivi, altri magari sui quali bisogna lavorare, però la vedo uno strumento dal quale sicuramente attingere. Quali strumenti per fronteggiare la situazione, che cosa è stato fatto in Grecia e che tipo di possibilità ci sono? Dal movimento delle patate per quanto riguarda l'agricoltura e la produzione a chilometro zero, nelle campagne non a caso la crisi ha un mordente inferiore rispetto a nelle grandi città, ai metodi di baratto, di scambio, no? Pesce con verdura, con uova, con... questo c'è, è stato una delle prime risorse. Ero con il Movimento 5 Stelle di Sassari una settimana, pochi giorni fa, dire il vero, e ancora prima a Lagomadas, dove la comunità locale ha cercato proprio di strutturare forme di baratto per riuscire a sopravvivere nel migliore dei modi. Anche Sassari, fra l'altro, con Roberto Scambio, mi diceva è praticamente il nero del nero, ma è la soluzione, cioè non ce lo possono tassare, non ce lo possono rubare, ed è basato sulla libertà dei cittadini di scambiare qualche cosa con un altro, un prodotto con un altro, ed è sicuramente un'ottima soluzione. Quali strumenti per fronteggiare? Ci hanno messo del tempo, hanno fatto tanti errori, appunto anche dunque al momento elettorale, però hanno capito che non è più rinviabile, quindi quell'accelerazione del percorso cui facevo prima rispondendo a Pesco Pagano, adesso gli viene un pochino imposta. La cosa bellissima sarà il 3, vedere queste realtà diverse che arrivano da esperienze, da inquadramenti ideologici diversi, che però hanno identificato qual è il nemico e sanno che bisogna lavorare insieme adesso per sconfiggere questo nemico. E quindi c'è contemporaneamente un passaggio molto pratico, basato anche su monete locali, basato appunto sul baratto, sulle produzioni locali, su agricoltura, allevamento, pesca, produzione chilometro zero, sulla solidarietà, perché pensate, per i bambini che svengono a scuola ci sono spesso le maestre, quando non alcune strutture del comune di Atene che intervengono per dare dei piccoli pasti in modo tale che possano rifocillarsi, almeno avere un pasto al giorno. Quindi si è riscoperta, a proposito, il valore della solidarietà, non più dall'individualismo sfrenato al senso della comunità. Volenti o nolenti, siamo tutti sulla stessa barca, la barca sta dando a fondo, se ci mettiamo un po' tutti a dare delle bracciate, magari in un qualche modo si cerca di attraccare da qualche parte. È chiaro che bisogna sapere qual è il porto dove vogliamo arrivare, perché se no non ci può essere vento favorevole che ci possa dare una mano, questo è chiaro. Chi è il nemico? C'è in parte anche qui, e ancora più nel nuovo libro. Il nemico c'è ed è evidente. Il nemico, allora, utilizza strumenti o eserciti che possono essere identificati con la sigla FMI, Fondo Monetario Internazionale, con la sigla BCE, Banca Centrale Europea, ma il nemico è dato da un vero e proprio impero bancario fino a una grande finanza internazionale che si raccoglie alla fin fine, potremmo contarla sulle dita delle nostre mani, ad una serie di famiglie o di multinazionali, di entità che controllano tutto. Banche, multinazionali degli OGM, dell'agricoltura, controllano che cosa cade dal cielo, nel senso di che cosa ci mettono per controllare il clima, per condizionare le produzioni agricole, piuttosto che avere comunicazioni militari più agevoli. Sono quelli che controllano l'industria degli armamenti, sono quelli che controllano l'industria farmaceutica, sono quelli che controllano l'informazione, i media, sono quelli che ci costringono a guerre di cui non abbiamo il benché minimo interesse. Quelli sono i nemici.
e dobbiamo averlo ben chiaro, non i nostri sindaci, i nostri amministratori locali, che certo hanno responsabilità politiche perché sono stati fagocitati o hanno giocato la parte in commedia all'interno di questo sistema politico che è basato non sui valori della dignità umana e delle persone. La Grecia non è il centro del mondo, ovviamente ho concentrato un pochino di più l'attenzione sulla Grecia perché da lì parte l'esperienza, e quindi il libro, essendo concentrato sulla Grecia, ho parlato molto di Grecia, ma è un esempio, ed è un esempio che utilizzo proprio per fare un parallelo con l'Italia e per in un qualche modo fare un piccolo elettroshock dicendo attenzione, perché in Italia non siamo così distanti, e non siamo così distanti anche perché a proposito delle forze di polizia che si addestrano, così come in Grecia sono stati messi i cecchini contro il popolo, e delle forze di polizia che si addestrano per l'antisommossa, per agire e per opprimere anche i manifestanti, creando spesso e volentieri anche il casus belli, come per dire l'incidente che può far scoppiare la carica per poter manganellare o per poter reprimere una manifestazione che magari poi di così, diciamo, radicale o fondamentale nulla aveva. Ebbene, pensate che sono arrivati alla necessità, suggerita dal nostro primo ministro Monti in sede di Consiglio europeo, di dover convocare con estrema urgenza i rappresentanti dei capi di Stato dei paesi europei a Roma, in Campidoglio, dovrebbe esserci a dicembre, se non ricordo male, questo tipo di appuntamento, per identificare le modalità con cui reprimere alla radice l'ondata antieuropeista che sta permeando i paesi membri, perché è un ostacolo l'ulteriore integrazione economica e finanziaria europea, e quindi vanno identificate e studiate le mosse affinché questi fenomeni possano essere stroncati sul nascere. Alcune di queste affermazioni sono virgolettate di Monti, sono dichiarazioni sue. E ovviamente il Consiglio europeo ha detto subito sì sì, ma lo prenderemo immediatamente e lo convochiamo con urgenza. E ancora di più, la situazione è tanto drammaticamente vera, dal momento in cui viene approvato il Trattato di Velsen, che porta alla costituzione di questo Eurogen Four, una sorta di gendarmeria europea, che agisce al di sopra di tutto e di tutto, non risponde ai singoli governi. E fra le varie, diciamo, mansioni, anche quello del mantenimento dell'ordine all'interno dei vari paesi. E, a proposito della Grecia, ho trovato un accenno sul libro, dal momento che con le prime manifestazioni più massicce e più pesanti, dove ci sono stati feriti anche gravi, dove ad esempio Manolis Glezos, che certo non è un giovane anarchico con bombe molotov o con chissà quali armi o munizioni che possa essersi procurato o chissà che, come potrebbe passare nel narrato mitologico dei media, ma è una persona di 95 anni che è andata lì davanti, era un partigiano della seconda guerra mondiale, è andato lì davanti a dire no, la Grecia appartiene ai greci, voi siete invasori, siete occupanti, e a distanza di 50 centimetri gli hanno sparato un lacrimogeno in faccia, facendolo cadere a terra. Quindi stiamo parlando anche di questi episodi. Ebbene, l'Eurogen 4 è transitata per la Grecia proprio in quei giorni. Perché? Se andate a vedere sui documenti ufficiali sul sito, l'Eurogen 4 in Italia sede a Vicenza, non ci facciamo mancare niente, così c'è il Dalmolin, la nuova base statunitense, una in più rispetto alla Ederle, e c'è pure la sede dell'Eurogen 4, di questa gendarmeria europea. Trovate che per un addestramento, e allora cominciate a seguire le tracce, il percorso che fa l'Eurogen 4. Arriva sull'isola greca, poi transita e si ferma, non si capisce dove perché mancano dei dati, si ferma sulla penisola, cioè di certo passa per la penisola, perché poi viene tracciata una piccola cittadina dove si fermano per un giorno e dice boh, che ci sono andati a fare lì, non si sa, e poi proseguono verso la Russia, e uno dice è un esercito europeo, vanno ad esercitarsi in Russia, vabbè, ma che cosa hanno fatto in Grecia? Perché in quei giorni in Grecia? Ci sono cittadini greci che dicono di aver visto del personale mai visto, mai conosciuto, che secondo molti dei testimoni corrisponderebbero all'Eurogen 4. Non ho raccolto immagini, quindi chiaramente nel libro ho dovuto per forza di cose restare dubitativa, ma delle persone che ho intervistato in diversi mi dicono sì, l'Eurogen 4 era qui, era in Grecia ed è stato utilizzato nella manifestazione.
è una testimonianza che ho raccolto, non posso documentarla, per cui è dubitativa. La cosa che è certa dal sito dell'Eurogen 4 è che c'è questo transito in Grecia proprio in quei giorni, non ulteriormente specificato. Quindi che cosa possiamo fare, che, e come possiamo agire? Beh, possiamo agire proprio partendo dai bambini, partendo dai giovani, cercando di coinvolgerli il più possibile, cercando di interessare, cercando di fargli capire che i genitori e i nonni, vista la gravità della situazione, non potranno offrirgli un materasso, un cuscino ancora molto, molto a lungo su cui cadere, non potranno riparare a lungo le cadute che faranno inevitabilmente nel loro percorso in una situazione di questo tipo. E dobbiamo, per primi noi genitori, cercare di trasmettere quelli che sono i valori. Lo possiamo fare anche semplicemente col gioco, attraverso le storie, attraverso il coinvolgimento, magari spegnendo qualche volta in più i videogiochi oppure la televisione, e coinvolgendoli. Io ho un bambino di 6 anni e mezzo e certo che lui ha mirato la TV, i cartoni, i videogiochi o i DVD, però ogni tanto, in forma molto molto semplificata, cerco di spiegargli il perché ci sono dei personaggi che vengono qui da noi e ci comandano, ci fanno soffrire, il perché siamo obbligati ad essere in un qualche modo sudditi, chi sono queste persone, che interessi stanno perseguendo, che cosa significa il potere, questo attaccamento smisurato al denaro, ad avere cose, mentre ci sono bambini che non hanno mica sfamarsi, non possono avere pasti, sono sotto bombardamenti, vengono colpiti dal fosforo bianco. Sono stata a Gaza e gli ho fatto vedere alcune immagini terribilmente drammatiche che avevo portato subito dopo la prima operazione più confuso. C'è qualcuno che può criticarmi dicendo: ma sbagli, deve essere spensierato. Io voglio che mio figlio sia spensierato, ma voglio anche che cresca come un adulto responsabile, e per fare questo deve cercare di capire che purtroppo il mondo non è una favola dalle tinte a pastello, ma purtroppo a volte colori anche molto, molto duri e molto drammatici. Cerco quindi di dargli quegli strumenti, anche attraverso il gioco, attraverso favole che favole non sono, perché purtroppo non sono a lieto fine, ma spiegandogli che a lieto fine ci può essere se anche lui in un qualche modo potrà rendersi partecipe di questo. Quindi il maggior contatto possibile, condivisione di ogni momento che possiamo sacrificare a quella che è certo una vita molto impegnativa per ciascuno di noi, ma che può dare loro un futuro veramente diverso. Benissimo, allora io, salutandovi, vi invito ovviamente ad acquistare il libro di Monia. Ha fatto un lavoro molto interessante e merita tutta la vostra attenzione. E poi, per quanto riguarda il nostro movimento, le riunioni del movimento sono libere, quindi noi invitiamo sempre ad ogni nostra iniziativa, ad ogni occasione, tutte le persone interessate a prendere parte, a partecipare. Il prossimo incontro sarà il 20 di questo mese alle ore 20:30 nel bar BDF di Viale Leonardo da Vinci. Da verificare eventualmente sul sito udine5stelle.it. E poi vi ricordo, siccome questo è un movimento che rifiuta i finanziamenti pubblici dei partiti e che per le proprie attività come questa si autofinanzia, se ne avete la possibilità, lì all'uscita trovate qui all'angolo della stanza una cassetta gialla, e se potete lasciare qualcosa ci permette di quel poco ci permette di riproporre incontri come questo e di appunto favorire la vostra e la nostra partecipazione al, diciamo, l'attività non solo politica ma anche civile di informazione e di partecipazione. Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione, ringraziamo ancora Monia Bonini e buona serata a tutti. Un grillo per la testa.